È appena cominciato il match che vede affrontarsi i ragazzi degli AS Ored di Figo e Castellano contro i ragazzi di Calise. Vediamo questo match, che emozioni ci regalerà. Buon calcio a tutti. Ordinaria amministrazione. Mancino! Palla fuori! Ma lacerato PS4 lo dovuti con la leva destra, no, perché non la usiamo mai. Bravo. Mamma, che gol! Il vantaggio degli AS Ored, una rete incredibile direttamente sul calcio piazzato, e c'è il gol dell'1-0. Giampa, cognome? A me mi insegnò Tor Bianca all'epoca, questo è dell'angelo, quindi bene così. Attenzione con l'esterno. Palla fuori. Sto facendo dei sogni nitidissimi da tempo. Che cacci fuori Zaffarelli. Palla messa in mezzo. Sfera vacante. Anzi, vagante. C'è il gol del pareggio. 1-1 per i ragazzi di Calise. Rimani in aria. Finisce qui il primo tempo, 1-1. Arrivederci alla ripresa. Appena cominciato il secondo tempo tra gli AS Ored e i ragazzi della Hellas Madonna. Ricordiamo il parziale di 1-1. Tutto bene, doppiate. No, boh, sulla carta. Mamma, che gol! Grandissimo gol! Quello del 2-1. Palla che viene dalle retrovie, girata con il destro, gol del vantaggio, 2-1. Nome? Rimessa con deviazione e dunque la rete la attribuiamo a Buoninconti, che va a segnare il gol che consente ai suoi di portarsi sul 3-1. Mamma, che gol! Sotto la traversa! Cocciano le distanze, 3-2, che rete! Dei ragazzi! Qua. Tira! Palla messa in mezzo! E c'è la rete del pareggio! 3-3! Di leva il lungo lancio, Castellano intercetta. Si capiscono i due compagni di squadra. Poi il destro, palla che resta lì. Tra due, no, potresti mettere il ballo. Qualche volta l'abbiamo usato. Mamma, Calise! Che parà, e qua purtroppo lo schermo è piccolino. La GoPro era vera oppure. Tanto si appiccica. Ancora Figo in verticale per Buoninconti, che prova a salire col mancino. Calise la para. Ancora Calise, prova a salire, palla al piede, se ne va e finisce qui, 3-3. Salomonico Parigi. Siamo con Buoninconti, migliore in campo di questo match, grandissima partita, anche in gol si è andato quest'oggi. Come l'hai vista, che gara è stata? Difficile, però abbiamo giocato. Senti, secondo te è stato un pareggio giusto o forse meritava qualcosa in più? Meritava qualcosa in più. Senti, c'è qualche dedica per questa bella vittoria? No, qualche obiettivo in questo torneo? Cavo cannoniere, vincere il torneo. Ah, quindi subito al massimo, senza nascondersi. Va bene, in bocca al lupo, ciao!